Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, siamo arrivati al giorno del giudizio, al famigerato 15 ottobre, da oggi, ormai lo sapete, per andare a lavorare, lavoro pubblico, lavoro privato, quale che sia la vostra attività, dovete esibire il lasciapassare, unico paese al mondo, eccetera, eccetera. E i giornali si interrogano perché, come la verità aveva avvisato da un paio di mesi, è una serie di problemi, soprattutto nella logistica e nei trasporti, rischiano di innescarsi, con conseguenze, dicono gli esperti, che potrebbero maturare tra i 3 e i 7 giorni in termini di pompe di benzina non rifornite, in termini di scaffali dei supermercati vuoti a causa della mancata consegna di alcuni prodotti. Sta di fatto che qualche giornale tiene il punto, addirittura con linguaggio da anni di piombo, antiterrorismo, si invita il governo a tenere la linea della fermezza. Qualcun altro attenua le posizioni, qualcun altro ancora, diciamo in antico e sempre nuovo spirito democristiano, invita a una specie di misto di mini aperture, magari un piccolo sgravio fiscale alle imprese per l'acquisto dei tamponi, ma all'interno pur sempre di una retorica della fermezza. Retorica della fermezza, ecco, oggi consentiteci di cominciare da una segnalazione online che viene smontata in modo veramente acuto e intelligente da Stefano Magni su Atlantico, che coglie l'ennesima inversione orwelliana. Orwell spiegò come nella impostazione stalinista si usava una parola per intendere il suo contrario, e molti decenni dopo il vizietto qualcuno non l'ha perso. E dice Stefano Magni: quello che è un ricatto per lavorare, imporre e lasciapassare, viene presentato come un atto di libertà, e invece opporsi al ricatto ti fa passare per ricattatore. Questa è, diciamo, la clamorosa inversione. E poi a creare una situazione di beffa ancora maggiore non manca l'ineffabile Merlo su Repubblica, che dice: mandate Reagan a gestire il porto di Trieste, e ricordando la celebre vertenza con i controllori di volo. Ma Merlo approfitta del fatto che, per evidenti ragioni, essendo tornato al creatore, Reagan non possa leggerlo, perché se avesse potuto leggerlo quando era in forma sarebbe arrivato probabilmente a cavallo per fare giustizia nella redazione di Repubblica dopo aver letto la osservazione di Merlo. Scherziamo, naturalmente, scherziamo, scherziamo. Va bene. Comunque, resta tuttavia il dubbio su cosa farà il governo. Nell'incontro di ieri con i sindacati, Draghi ha tenuto il punto, si sarebbe riservato solo una mini, 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 mini apertura in termini di una piccola deduzione fiscale per le imprese che compreranno tamponi per i propri dipendenti, ma insomma si tratta di interventi minori e last minute. Vedremo questo. Resta da capire perché un presidente del Consiglio così pragmatico e, ci si dice da anni, così avvertito sulle questioni dell'economia, si sia fatto trascinare, e da chi, in un vicolo cieco, comunque in una situazione rischiosa ed evitabile. L'altro fronte è quello che riguarda le manifestazioni, e anche perché oggi ci sarà una manifestazione No Green Pass a Roma, è stata spostata di luogo, mentre domani, in un tripudio di bandiere rosse e in pieno silenzio elettorale, ci sarà la manifestazione antifascista del sindacato. Però come sono andate le cose sabato scorso? C'è stata, come aveva sostenuto l'avvocato Taormina, una qualche l'avvocato Taormina, che difende, diciamo, con argomenti a volte efficaci, a volte meno, Castellino e Fiore. La parte meno efficace della difesa di Taormina è quella che vi avevamo riassunto nei giorni scorsi, e che Taormina aveva detto nella trasmissione di Radio Globo, prima, e poi da Giletti il giorno successivo in televisione. Tesi obiettivamente curiosa: ma sì, Castellino dal palco ha un po' esagerato, poi però in realtà volevano andare solo a dialogare con Landini presso la sede della CGIL, poi roba da ridere, è la folla che ha sopraffatto
Castellino e Fiore. E questa è la parte oggettivamente risibile della difesa di Taormina, che però aveva aggiunto un particolare. Dice, guardate che però rispetto all'andare verso Corso Italia c'è stata una trattativa tra Forza Nuova e i rappresentanti delle forze dell'ordine. E oggi la Verità, ma anche Repubblica, tirano fuori un pezzo di carta della questura in cui questa tesi viene avallata. E quindi capite bene come a questo punto la gestione dell'ordine pubblico diventa più che mai un caso. Vedremo tutti questi temi. Scolorisce molto, ed è un paradosso. Insomma, siamo a un venerdì preelettorale, ci sono ballottaggi a Torino e a Roma, però la cosa veramente bisogna cercarla sui giornali, non appassiona nessuno. Ieri c'è stato un altro faccia a faccia televisivo, dopo quello della sera prima a Porta a Porta, c'è stato quello a Sky tra Gualtieri e Michetti. È da presumere, vedremo gli indici di ascolto, che non ci siano stati picchi di audience memorabili. Resta il fatto che per il centrodestra la scadenza è problematica. Occhio a un altro tema che si affaccia forse oggi in Consiglio dei Ministri, riscossione con, però diciamocelo francamente, il rischio di una presa in giro, cioè le cartelle arrivano e grande concessione verrebbero dati non 60 ma 150 giorni per pagare, come se 3 mesi in più cambiassero le cose. Questi non hanno proprio capito, diciamo, l'ordine di grandezza dei problemi di liquidità delle imprese e delle partite IVA. Ma di questa cosa chi si occupa? Nessuno. La politica dorme, se ne occupa però, se ne occuperà, e restate in linea alla fine di questa rassegna, verso le 8, ci sarà la quarta puntata di Transatlantico, il talk della verità in collaborazione con Utopia. Saranno ospiti il capogruppo in commissione bilancio al Senato del PD e il capogruppo in commissione finanze del Movimento 5 Stelle, sempre al Senato, e beh, li interrogherò inevitabilmente anche su questa vicenda lì. Annotatevi questi punti, diciamo, facciamo insieme la scaletta della trasmissione successiva. Catasto, il resto della delega fiscale, l'attesa della manovra e poi gran finale sulla riscossione. Ma di questo ci occuperemo dalle 8 in poi. Consideratelo un ripasso verso la trasmissione ancora da fare. Torniamo ai giornali, le aperture, la verità, il pass fa bene solo agli stranieri. I camionisti di ditte estere possono circolare senza lasciapassare. I dipendenti di quelle italiane no. È l'ultima contraddizione di un provvedimento che rischia di causare danni seri all'economia e gravi disagi alle famiglie senza produrre alcun beneficio. E poi nel sommario compare una sintesi dell'editoriale di Belpietro dal quale partiremo. Draghi ci ripensi, non c'è emergenza sanitaria e in nessun paese accade ciò che avviene qui. A centropagina la notizia che vi anticipavamo, la prova, la polizia ha scortato Forza Nuova a devastare la CGIL. Andiamo a vedere il Corriere della Sera e insomma sembra quasi. Noi tireremo diritto, che diciamo non portò benissimo la prima volta. Sconsiglieremmo, diciamo, di ripetere in diverso contesto l'approccio. Green Pass, Draghi va avanti, così il Corriere con editoriale fiammeggiante di Aldo Cazzullo, l'obiettivo è vicino. Il Fatto Quotidiano da giorni si è smarcato, diciamo, e piano piano, piano piano si, diciamo, cerca almeno su questa vicenda di stare in scia alle posizioni che la verità ha scelto da mesi, i migliori last minute, deroghe e sgravi sui test. E lo stesso Travaglio dice, ma insomma, Travaglio, che peraltro oggi aggredisce Marcello Dell'Utri per l'intervista che vi abbiamo letto ieri al Foglio, però il giornale di Travaglio, al netto dell'aggressione a Dell'Utri, invece su questa posizione del Green Pass, invita il governo a fare un passetto. Chi è che invece invita il governo a non fare nessun passo? Paradossalmente è il giornale che prende la linea più da pasdaran contro qualunque allentamento su tamponi, eccetera. Il giornale Draghi non molla, il premier non cede su tamponi e Green Pass per i lavoratori. Oggi sciopero in tutto il paese, rischio caos per ferrovie, autostrade e industrie. E qui Minzolini con Scarponi dice: l'autorità dello Stato non può sbiadire. Il Tempo ha una doppia apertura sotto la testata Green Pass, l'Italia rischia di andare in tilt, ma
Il titolo principale, Il Tempo è pur sempre un quotidiano di Roma, per il secondo giorno consecutivo, diciamo, il bravissimo direttore Bechis cerca però di, diciamo, confortare il lettore di centrodestra un po' scoraggiato, che magari uno di centrodestra vorrebbe Clint Eastwood e invece gli hanno dato Michetti e la differenza balza agli occhi. E però per il secondo giorno consecutivo il Tempo dice che Michetti è un gran figo, che è andato bene nel dibattito di ieri. La scelta è fra popolo e palazzo. Michetti ancora una volta mette KO in TV l'avversario abituato ad aggirarsi nelle stanze del potere. Ma per la verità, Michetti ieri ha avuto un'altra disavventura, perché la radio dove, diciamo, comizia da paio d'anni ne ha combinata un'altra con battute antisemite, insomma, una catastrofe. Diciamo, se si potesse fare un manuale degli errori da non commettere in campagna elettorale, Michetti e i suoi cari li hanno commessi tutti, diciamo, proprio hanno fatto l'amplen per non farsi mancare niente. Sulla linea della fermezza anche la stampa: il governo non cede mai, mai tamponi gratuiti, mai. E anche Repubblica non scherza, no passi il giorno della verità. Vi abbiamo già detto di Merlo nella sua rubrica, ma non scherza neanche Francesco Bei. Opporsi al ricatto di una minoranza. Beh, evoca i camionisti sudamericani. Tocca leggere anche queste cose. Va bene, questo è il quadro. Allora, da cosa partiamo? Beh, partiamo, facciamoci aiutare da Maurizio Belpietro, che parla direttamente a Mario Draghi e lo fa in modo molto rispettoso, ma anche molto franco. Riconosce a Draghi una caratteristica dimostrata anche nei mesi precedenti, di ascoltare gli altri, ma poi di decidere per conto proprio. E dice Belpietro: pur riconoscendo al Presidente del Consiglio il talento di non essere solo un mediatore, ma anche un decisore, ci permettiamo di invitarla a una riflessione sul Green Pass affinché si renda conto di aver imboccato una via che può portare solo guai per l'Italia. Premessa: qui non sono in discussione i vaccini e il contributo fondamentale che hanno dato al contenimento della pandemia, facendoci intravedere dopo un anno e mezzo l'uscita dal tunnel. Qui discutiamo dell'applicazione pratica di una misura che era stata presentata come un modo gentile per accompagnare le persone verso i centri vaccinali. Come hanno spiegato meglio di me una serie di esperti, a cominciare da Andrea Crisanti, il certificato verde non è un attestato di immunità al Covid, ma un passaporto che consente minori controlli e obblighi. Con il lasciapassare abbiamo potuto tornare a frequentare bar e ristoranti, anche viaggiare. Tutto ciò ha sicuramente contribuito a indurre le persone a sottoporsi all'iniezione e non è certo nostra intenzione discuterne. Grazie al lavoro svolto dal generale Figliuolo e una macchina sanitaria d'eccezione, abbiamo raggiunto percentuali di vaccinazione che solo 6 mesi fa, quando il commissariato anti-Covid era affidato alle mani di Arcuri, erano inimmaginabili. Aggiungo che le terapie intensive non sono vuote, ma quasi, e che le corsie degli ospedali non sono certo intasate. Dunque, perché imporre una misura come il Green Pass obbligatorio per poter lavorare, anche se si sta all'aria aperta, se si svolge un impiego da casa, se non si hanno contatti con il pubblico? Perché se un dipendente è in smart working, cioè nel salotto del proprio appartamento, l'azienda deve verificare che sia vaccinato? Chi potrà mai contagiare il divano? E come mai si scarica sul datore di lavoro l'obbligo di verificare che la colf abbia il certificato green? E nel caso così non fosse, si costringe la famiglia a sospenderla, ma a mantenerla in casa qualora nel suo contratto siano previsti vitto e alloggio? E così, diciamo, si incammina nell'esame di tutte le contraddizioni Maurizio Belpietro, che poi conclude, e non vi tolgo il piacere di leggerlo da voi, indicando tutti i rischi di trasporti e logistica, dicendo: ma perché ti vuoi infilare in questa vicenda? L'offerta informativa della verità a corredo del ragionamento del direttore Carlo Tarallo su Draghi, che con i sindacati non cede, Maddalena Guiotto, che dice: guardate che tutto questo incremento delle prime dosi post Green Pass non c'è stato, Camilla Conti, che racconta molto bene come, nonostante tutte le minacce del prefetto, eccetera, l'onda umana di Trieste non accenni a calare, anzi, le manifestazioni proseguono. Aperta parentesi, ieri brutto spettacolo in televisione di Roberto D'Agostino di Dagospia e altri intellettuali di sinistra che ridacchiavano mentre c'erano in collegamento i rappresentanti dei portuali di Trieste. Brutto spettacolo, la sinistra intellettuale delle elite salottiere che ridacchia perché magari l'italiano dei portuali
non è perfetto, brutta storia di disprezzo, come dire, malamente nascosto, anzi proprio non nascosto per niente, esibito, e si chiamano pure di sinistra. Boni Castellani ragiona sul fatto che proprio l'atteggiamento, diciamo, compatto dei portuali stia spaventando gli interlocutori che non si attendevano questa prova di compattezza. Gianluca Baldini sulla questione dei tir, quindi del trasporto su gomma, e ve lo accennavamo nel sommario, il fatto che tra i 3 e i 7 giorni possano esserci ripercussioni nella fornitura dei supermercati. Francesco Borgonovo che ragiona su quella che chiama la sinistra no pax con la P, cioè che non vuole un atto di ragionevole pacificazione, ma che insiste per approfondire il solco. Claudio Antonelli e Giulia Arangegna, che vi ricordate nei giorni scorsi avevano fatto quel doppio paginone da conservare sugli usi futuri possibili del Green Pass e diciamo della identificazione elettronica anche a fini fiscali, ad altro fine, e oggi tirano fuori un testo pre-Covid dell'Unione Europea che gettava le basi per il Green Pass, a dimostrare che quella vicenda viene da lontano e durerà anche a epidemia conclusa. E quindi, come vedete, una offerta particolarmente ampia. Andiamo a vedere come si pongono a volo d'uccello gli altri giornali. Allora, la piroetta del foglio ve l'abbiamo già raccontata da un paio di giorni. Siamo ormai al terzo giorno consecutivo in cui l'altro ieri Cerasa e Ferrara, ancora ieri Cerasa e Ferrara, oggi solo Cerasa, cercano di indurre il governo alla trattativa, tamponare con le imprese. Non sarebbe un passo indietro, non sarebbe un cedimento. Non sarebbe un'autosconfessione, ma sarebbe al contrario un modo intelligente per trovare un compromesso utile per tenere insieme tutto: la spinta alla vaccinazione, la lotta contro la pandemia, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione dell'economia, lo screening del paese e un briciolo di pace sociale. Insomma, Cerasa con, diciamo, se uno arrivasse da un paese straniero e prendesse solo questa mattina l'editoriale del Foglio, direbbe: ma però che linea ragionevole, bravi. Peccato che però per 2 mesi avessero sbeffeggiato chiunque aveva una posizione diversa, come Novax, complottista, estremista. Adesso arrivano, si mettono la cravatta e ti fanno pure la lezione. È stupendo. Poi però attenzione, perché non ci deve essere un controllo perfetto delle pagine, perché all'interno evidentemente Carmelo Caruso non è stato informato del cambiamento. Contrordine compagni, come nelle vignette di Guareschi, un compagno non è stato informato del cambiamento e quindi insiste sulla fermezza. Draghi disinnesca le proteste sui tamponi e non è stato nemmeno informato. Qui c'è sempre un liberale nel senso del liberal, teniamoci bene, di quelli diciamo ineccepibili, di quelli insomma dei salotti milanesi che ti spiegano le cose, che ti fanno la morale su Twitter, che poi a un certo punto ti spiegano che bisogna votare a sinistra. E chi è il ferro di lancia, diciamo, della campagna rigorista? Ora di questi, Carlo Alberto Carnevale, Maffè. I problemi del Green Pass si risolvono solo con l'obbligo vaccinale. Quindi più bacchetta, ci vuole papà. Ve l'abbiamo già ricordato, uno dei sonetti dell'ultimo Pasolini, sconfortato e depresso sulla situazione italiana, su quello che lui vedeva come un nuovo regime di conformismo, di omologazione, immaginava dei cittadini come degli scolaretti che chiedessero di essere bacchettati dal maestro o dal papà. E il verso si ripeteva in una iterazione ossessiva: papà la bacchetta, papà la bacchetta. Ecco, immaginate Carlo Alberto Carnevale Maffè che la mette così. Va bene, ci vuole l'obbligo vaccinale, ci vuole di più. Va bene, abbiamo sistemato anche questa pratica. Trasferiamoci sul Corriere della Sera, dove il compito della fermezza se lo dividono con nuance diverse Massimo Franco nella sua nota e Aldo Cazzullo in un editoriale che parte in prima e poi gira nella pagina dei commenti. Paradossalmente è più assertivo Monsignor Franco, ma assecondare le paure rinviando una decisione sofferta e tuttavia già presa potrebbe apparire un cedimento.
non tanto a chi nella maggioranza e nell'opposizione lancia accuse di autoritarismo al governo o chi chiede che i tamponi vengano fatti gratis a quanti vanno a lavorare senza vaccinarsi. Il cedimento sarebbe soprattutto a chi in queste settimane ha strumentalizzato ed esasperato un malessere diffuso e l'ha trasformato in un estremismo sfociato perfino in violenza. Tesi un po' curiosa, per non dare ragione politicamente a dei soggetti sgraditi, è meglio, diciamo, portare il paese sull'orlo di una paralisi. Tesi curiosa, più cauto e avvertito Aldo Cazzullo, che offre, diciamo così, un compromesso: tenere il punto in termini di parole, però poi fare delle concessioni, a nostro avviso troppo strette, inadeguate. Ma scrive Cazzullo, ci sono segnali che vanno nella direzione giusta, appunto quella del pragmatismo. Riconoscere la validità dei vaccini somministrati nell'est europeo per non bloccare il traffico delle merci, consentire alle aziende di recuperare in parte il costo dei tamponi per gli irriducibili. Segnali di buona volontà, così la mette, Cazzullo. Oh, però, peraltro, il Corriere della Sera deve riconoscere che un problema c'è, perché, come sempre, i toni sono stentorei nei commenti, poi la realtà da qualche parte preme e si apre un varco. In questo caso, un varco, la realtà se lo apre a pagina 8. I vaccinati in Lombardia sono all'84%, ma tra i camionisti il 30% è senza certificato. E allora che facciamo? Blocchiamo un tir su tre o addirittura di più, considerando i turni di guida? Non sembra un'idea particolarmente acuta. Con gli scarponi, come vi dicevamo, anche Augusto Minzolini, che rimprovera giustamente alla Lamorgese la cattiva gestione dell'ordine pubblico, e però in un parallelo un po' da cortocircuito dice a Draghi: non devi fare così, tu invece devi essere duro su quest'altra vicenda. Il problema non è la democrazia, ma la dittatura delle minoranze. Povero Tocqueville, che diciamo aveva impiegato molto tempo, alcuni secoli fa, a spiegare che il problema era quello del rischio della dittatura delle maggioranze sulle minoranze schiacciate. Ma chi volete che fosse Tocqueville davanti a Minzolini? Il problema non è la democrazia, ma la dittatura delle minoranze. Se in questo contesto si appannasse pure l'autorità dello Stato, il rischio potrebbe rivelarsi letale. Un rischio di cui un Draghi che non molla sul Green Pass è consapevole, mentre la Lamorgese di sabato scorso, dispiace dirlo, no, così Minzolini. Volete sapere chi è il più, diciamo, tutto sommato, nella sua cultura democristiana, nella sua attitudine comunque a un mimetismo che prenda atto del cambiamento degli scenari? Volete sapere in fondo chi è che consiglia il governo in modo meno talebano? Marcello Sorgi sulla stampa, che parla di segnali di ritirata strategica. Si fa strada un dubbio: e se Draghi volesse solo vedere come va nei primi giorni di Green Pass obbligatorio e poi a poco allargare i buchi che già si stanno aprendo nella rete? Conoscendo il temperamento imperturbabile del Presidente del Consiglio, è possibile che Landini ieri e Salvini l'altro ieri abbiano intuito la stessa cosa, e controprova che il presidente di Confindustria Bonomi abbia cominciato a temere che la linea dura del governo, tanto dura, non sia. Così l'ipotesi o il sospetto, a seconda, diciamo, della coloritura che volete dare a questo pensiero di Marcello Sorgi. Cercate invece qualcuno che, insomma, induca il governo a un atteggiamento tough, ultra tough. È Francesco Bei su Repubblica, il ricatto di una minoranza. Cedere ora alle minoranze che infiammano le piazze equivale a rinnegare il più grande sforzo che l'Italia ha sostenuto dalla Seconda Guerra Mondiale. E poi, banalmente, non sarebbe mai abbastanza. La tanto invocata, virgolette, pacificazione non porterebbe affatto alla pace sociale, lo dimostrano i gilet gialli o i forconi. Queste mobilitazioni nascono spesso su un piccolo problema concreto, come un minimo aumento del prezzo della benzina nel caso della Francia. Quindi, diciamo, fatto che per automobilisti e autotrasportatori in Francia fosse aumentata la benzina, piccolo problema. Ma poi non si accontentano in un crescendo di rivendicazioni palingenetiche.
In conclusione, abbassare la febbre concedendo sconti o detrazioni sui tamponi è certamente una strada praticabile. Il governo, su un altro piano, si sta mostrando disponibile ad ascoltare i sindacati, tanto che nel decreto fiscale in arrivo ci sarà la proroga della cassa Covid per alcuni comparti, per scongiurare altri licenziamenti e si rifinanzieranno le indennità di malattia per le persone in quarantena. Purché non si arretri di fronte a chi scimmiotta i camioneros cileni del 73, così. Con sprezzo del pericolo e diciamolo pure del ridicolo, Francesco Bei. Va bene, abbiamo già mangiato ampia parte della rassegna stampa. Adesso però abbiamo evocato di passaggio la Lamorgese e arriviamoci perché c'è l'altra notiziona della giornata. Ve la danno Fabio Amendolara sulla Verità e ve la conferma Carlo Bonini su Repubblica. Quindi, qualunque sia il vostro orientamento culturale. Oggi trovate conferme da due lati diversi, c'è da fidarsi. Eccolo qua. La trattativa tra Digos e Forza Nuova c'è stata. Autorizzato il corteo fino alla CGIL. Siamo in prima sulla Verità, poi il pezzo gira a pagina 14 e ci sono le virgolette e intuite dalla prosa che è proprio verbale di polizia. Verso le ore 17:30, attesa l'insistenza e richiesta di effettuare un corteo da parte dei numerosissimi manifestanti, è stato loro permesso di effettuare un percorso dinamico verso i locali della CGIL. Ciò al fine di ottenere un incontro con un rappresentante della sigla sindacale, così come richiesto dal leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellini. Chiuse virgolette e attacca Amendolara. Un'annotazione dattiloscritta della prima sezione informativa settore destra antagonista della Digos di Roma prova che la trattativa tra i manifestanti e la polizia c'è stata. A firmarla sono il vicequestore aggiunto Silvestri, l'ispettore Ristori, il viceispettore Leonardi e il sovrintendente Dominici. Nel documento preparato alle 6 del mattino del 10 ottobre, quindi il giorno successivo alla manifestazione, è spiegata l'attività in Piazza del Popolo, eccetera, eccetera, e si spiega tutta la cosa e la stessa questione ve la racconta Bonini su Repubblica. Allora la trattativa c'è stata. E allora che gestione dell'ordine pubblico è stata a portare i manifestanti fascisti davanti alla sede della CGIL? Quindi, siamo veramente al paradosso. Ma il paradosso prosegue in un altro pezzo della Verità di chi vi parla. Si fa notare, ve lo ricordate, in questa rassegna avevamo letto la nonchalance con cui 3 giorni fa Fiorenza Sarzanini aveva detto ci sarà una stretta sulle manifestazioni. Ecco, comincia lo scrutinio politico delle manifestazioni, per cui la manifestazione No Green Pass prevista per oggi è stata a poco allontanata dal centro, doveva tenersi a Piazza Santi Apostoli, piazza piccola, non enorme. Diciamo, non piccola, ma non enorme, che è stata tuttavia negli anni sede di valanghe di manifestazioni politiche di destra e di sinistra, sindacali, politiche, eccetera, anche molto accese, ma stavolta si è detto troppo vicina ai palazzi del potere, lì c'è pure la prefettura, allora spostiamola alla Bocca della Verità, che è ad alcune centinaia di metri in linea d'aria da lì, no, neanche Bocca della Verità, Circo Massimo, che è adiacente alla Bocca della Verità per chi conosce Roma. E invece però, ecco il doppio standard, la manifestazione di domani, quella del sindacato, la manifestazione antifascista convocata da Landini con Will e CISL, quella si svolgerà tranquillamente, peraltro, nel giorno del silenzio elettorale. Quindi, cominciamo con le manifestazioni gradite e le manifestazioni sgradite. Va bene. Siamo vicini alla chiusura, però ci sono ancora un sacco di cose che dobbiamo segnalarvi. Allora, i ballottaggi, abbiamo detto chiusura di campagna elettorale, francamente sonnolenta. L'altra sera faccia a faccia da Vespa, ieri faccia a faccia a Sky. Su la stampa ci sono due interviste a due importanti interventi della sinistra. È Massimo Giannini che, approfittando del Salone del Libro, ha visto degli ospiti illustri, li ha messi a sedere e ha fatto con loro delle cose online che poi suoi redattori hanno trascritto. Sulla linea della fermezza, il ministro Franceschini, no al test gratuito, disincentiva il vaccino, orripilante la politica che cavalca le paure. Mentre sulla politica generale, Romano Prodi che attacca Salvini e Meloni, inadeguati a governare, e pure lui sembra incentivare il governo alla fermezza, giusto sospendere dal lavoro chi non ha il pass.
Vi abbiamo già raccontato che oggi, forse nel Consiglio dei Ministri, già oggi ci sarà, diciamolo pure, questo cerottino, ma è una presa per i fondelli, diciamolo chiaramente, sulle cartelle esattoriali. Arriveranno e dovrai pagare non in 60 ma in 150 giorni, come se pagare, che ne so, il 15 dicembre fosse così diverso che pagare il 28 febbraio o il 10 di marzo. Chi fa questi mini spostamenti non ha idea veramente della situazione di liquidità delle piccole e medie imprese. Quello che sconcerta non è la presa in giro, è lo scollegamento con la realtà. Qui si tratterebbe di organizzare delle rateizzazioni su 10-12 anni, non su 80 o 90 giorni. Ma invece il giornale esulta: proroga cartelle ecobonus, decreto fiscale, il centrodestra c'è. E speriamo davvero che il centrodestra sia soccorso dal senso dell'umorismo, perché se si presenteranno festeggiando questo risultato, diciamo, il rischio delle pernacchie sarà altissimo. Questioni giudiziarie e Amadori, come il celebre postino del romanzo americano del secondo Novecento, bussa due volte oggi, e la doppia bussata di Amadori è potentissima, e quindi è una doppia ragione di più per prendere la verità di oggi. E allora andiamo a segnalarvi questo doppio pezzo di Amadori. Per un verso, ve la ricordate l'inchiesta al Ministero dell'Università? La dirigente del MIUR, indagata insieme all'editore Castelbianco, presunto corruttore, diceva che Boschi e Bianchi che chiedevano assunzioni. La dirigente del MIUR, secondo queste intercettazioni, sarebbe stata in cerca di aiuto per piazzare due soggetti segnalati dal ministro dell'istruzione e pure la cognata dell'ex ministro. Il problema è che questa sta a Firenze. Si tratta di intercettazioni. Noi qui siamo sempre garantisti, però oggettivamente imbarazzanti sul piano dell'opportunità. Vedremo che reazione ci sarà da parte dell'attuale ministro dell'istruzione Bianchi e da parte dell'ex ministra e sottosegretaria Boschi. Ma poi Amadori colpisce una seconda volta insieme a François de Tonquédec sulla questione di Donna, l'avvocato dello studio Alpa, già collega di Conte. E qui viene fuori un particolare che Amadori e Tonquédec hanno preso dagli atti, e cioè: quando una sera Maurizio Belpietro ha mostrato una copertina di Panorama che stava per uscire, grande allarme di Didonna, Didonna in allarme per la copertina di Panorama in TV, e distrusse le prove, agli atti i filmati sulla compagna che si libera di uno scatolone e poi i messaggi scambiati con Arcuri e il rapporto con i servizi. Occhio a questa cosa di Arcuri, perché anche il Fatto Quotidiano è dopo molti, molti, molti giorni di imbarazzo, di cose un po' nascoste, e deve prendere atto che il problema c'è. Pezzo di Marco Lillo e Valeria Pacelli: senza l'incontro con Arcuri, l'accordo con Didonna salta. E qui la si mette sul piano degli imprenditori, che parlano con Didonna e dicono: noi però vogliamo vedere Arcuri. Questa è la tesi della pagina del Fatto. Noi naturalmente non possiamo sapere se le cose stiano così, però insomma, in qualche misura razionalmente la sceneggiatura del film torna con Didonna che dice: oh, io sono collega di quello che è l'attuale presidente del Consiglio, fai affari con me. E l'imprenditore dice: eh sì, però tu fammi vedere il super commissario. Ripeto, non sappiamo se le cose siano andate così, ma insomma, un'ombra di verosimiglianza della vicenda può esserci. Va bene, l'ultima segnalazione riguarda l'orribile killer norvegese, quello che con arco e frecce ha cominciato a colpire le persone. Orrore, orrore nei giorni scorsi sui giornali. Adesso però che si è scoperto che questo era un convertito all'Islam, la vicenda sembra attrarre meno i giornali e i centimetri nella foliazione si riducono. Se era un arciere nazista, insomma, alla Breivik, allora, se l'arciere è islamista, meno spazio. Cioè, quante battute ti servono? No, no, meno, meno, no, non è nazista, è islamista, quindi basta poco.
Scherzo tragicamente, però insomma non è difficile immaginare, anche qui la verosimiglianza ci soccorre rispetto a qualche dibattito che può essere avvenuto in qualche redazione. Va bene, si è fatto tardi, tra 24 minuti per chi ci segue in diretta, su i canali social della Verità, sul sito della Verità, in diretta transatlantico, il capogruppo in Commissione Finanze dei Grillini, il capogruppo in Commissione Bilancio del Partito Democratico, entrambi senatori. Che saranno interrogati con garbo ma con fermezza su catasto, resto della delega, altre questioni economiche e fiscali e questa storia della riscossione. Vedremo se e come ci risponderanno tra poco. Vado a preparare. Buona giornata e buon lavoro. Gli appuntamenti più importanti, però, li conoscete già in edicola, prendendo la Verità e se non l'avete fatto da mercoledì, prendendo anche Panorama. Se poi nel tragitto passaste anche in libreria a prendere Per una nuova destra, farebbe cosa simpatica, fareste cosa simpatica. Ancora stamattina, per ormai il sesto o settimo giorno consecutivo, vale poco, ma nelle classifiche Amazon, questo piccolo libro sopravanza in due classifiche, Prodi, la Marzano, tutta la. Naturalmente, questo libro non deve essere assolutamente recensito, mi raccomando, non sia mai né dai giornali di sinistra e neanche dai giornali di destra, Verità esclusa naturalmente, che va anche per questo ringraziata. Però il libro resta in testa a queste classifiche. Non facciamoci superare. Buona giornata e scusate per la chiusura da conflitto di interessi.